Sono trascorsi quasi 2 mesi da quando Raffaella Carrà è venuta a mancare. L'artista, purtroppo, è scomparsa a 78 anni lo scorso 6 luglio a causa di un tumore polmonare, tenuto nascosto fino alla fine. Dopo la pubblicazione di alcuni suoi scatti prima della morte, ora una sua cara amica, la giornalista Alessandra De Stefano, ha voluto condividere il suo personale ricordo dell'artista, rivelando il contenuto di alcuni messaggi che si sono scambiati prima che lei morisse. Pare che entrambe si sentissero non solo per parlare di lavoro, ma anche per confidenze. Erano legate moltissimo dopo che per caso si erano conosciute in un supermercato 4 anni fa. La presentatrice pare la seguisse perché amante dello sport e del ciclismo in particolare. Era tifosissima di Filippo Ganna. È nata un'amicizia speciale, ho scoperto una donna generosa e coraggiosa. Mi manca molto, ha concluso. La Carrà, a pochi giorni dal tragico evento, aveva contattato la De Stefano attraverso WhatsApp, chiedendole come stesse e che programmi avesse per l'estate 2021. Alessandra ricorda con molta emozione e tanto rammarico quella conversazione, in quanto non avrebbe mai pensato che fosse l'ultima. Un ricordo che a distanza di 1 mese e mezzo dal drammatico evento, la logora dentro, pensando soprattutto che non potrà più sentire la sua voce. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.